Benvenuto Bighellone! Bentornato Questa oggi. sera siamo in presenza di GenX, richiesta da Ciao, tutto ciao, ciao ragazzi, come state? molto bene, speriamo anche te. Diciamo che ho passato un periodo un po' così, però dai, avremo modo di parlarne durante questa chiacchierata. Infatti, data la tua scomparsa praticamente, fatto che vabbè, è stato più che altro per la Ma censura dei allora, video. io non sono No, no, scomparso. infatti ho sbagliato io, cioè, No, no, non no, 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 era giusto perché sotto l'aspetto, diciamo, pratico sono effettivamente scomparso. Quindi è giustissimo, diciamo, l'aggettivo, però non è stata una cosa voluta. È stato frutto di una decisione dovuta a delle cose di cui Poi ne anche... parliamo e spieghiamo Ok, tutto meglio. parleremo anche di questo. Comunque dobbiamo dire che abbiamo avuto veramente tante richieste sul fatto di dove eri finito. Di questa Cioè. intervista, cioè no, più che altro dell'intervista, questa è stata un'idea nostra, però tantissimi, tantissimi, dato che ti avevamo fatto conoscere noi alla nostra community, a un altro paio di persone, ci hanno chiesto: oh, ma dove è finito? Dove Cosa è successo? Non c'è il canale. Ti hai detto Facebook e mail ancora sono presenti, però appunto magari non è andato? Poi. avevano il contatto per seguire cosa è accaduto. Quindi oggi la chiamata sarà incentrata su capire da dove è partita tutta questa storia e dove è Certo. arrivata, dove siamo oggi. E cosa succederà forse in futuro? Esatto. Quindi, bellissimo nostro! Potremmo andare in infarinatura generale, dato che per chi non ti conosce, magari ti segue per la prima volta, Da dove è da dove è partito? partito? Cioè, tu comunque avevi un canale YouTube. Allora, diciamo che io avevo un canale YouTube, è giusto parlare al passato perché lo avevo, adesso non c'è più, perché YouTube ha pensato di... In un'unica notifica, quindi non mi ha mandato uno strike, due strike, tre strike, mi ha mandato un'unica notifica dove mi ha detto, comunicato che il mio canale violava le norme della community e quindi doveva essere assolutamente chiuso. Questo era, diciamo, il sunto della situazione. Quindi, una volta che mi hanno chiuso il canale, praticamente ho dovuto abbandonare. Una community che si era creata e si era creato anche un grande affetto attorno a questo personaggio che sostanzialmente parlava delle storture politiche e geopolitiche che ci sono in Italia e nel mondo. Per chi non lo sapesse, il mio nome è Genix, è il nome di un personaggio inventato, assolutamente. La mascherina la porto. Non perché diciamo Sei pro sia mascherina. incline alle regole, no, anzi, tutto il contrario, ragazzo, odio fortemente la mascherina, lo trovo un bavaglio, però sono costretto a portarla perché, avendo già ricevuto delle minacce anche di morte, credo che sia uno strumento che mi aiuti a proteggere appunto la mia identità. Io facevo dei video cosiddetti scomodi, quindi ovviamente ero un po' sotto torchio. I messaggi attraverso i social erano chiari, mi arrivavano delle minacce di ogni tipo, e poi sono sfociate in quello che è successo poco prima che mi chiudessero il canale. Da dove è partita la tua ispirazione a trattare i temi che hai trattato? Da dove è partito la Cioè scintilla il perché? che ti ha Perché fatto... hai iniziato? Ma intanto, navigando su YouTube, che io sono costretto a vedere perché diciamo che attorno a me, attorno ai miei affetti, ci sono dei bambini, quindi mi rendo conto che molti bambini finiscono su YouTube. Ho visto che, diciamo, non si parlava quasi mai direttamente, in maniera forse documentata, di alcuni fenomeni importanti che succedevano non solo in Italia, ma soprattutto all'estero. Erano pochissime le persone, e lo facevano, secondo me, in un modo un po' superficiale, che facevano delle correlazioni tra la politica estera e quella. Diciamo nostra, quella nostrana, no? Pochi facevano queste correlazioni, quindi ho deciso di fare questa cosa con l'intento
di portare le persone a leggere i puntini e a collegarli l'uno con l'altro. Questa è la ragione che mi ha spinto ad aprire il canale e a iniziare i miei brevi documentari. Dobbiamo dire che ci sei riuscito, se te l'hanno chiuso, se no non te lo chiudevano. Quando hai conosciuto Q? Com'è stato il tuo impatto con Q e con tutto il discorso appunto dal lato americano? Con... Allora, ovviamente il discorso di Q molti lo associano a questo, quindi al fatto che io ho questa Q sulla mascherina, e in un certo senso ci hanno azzeccato, nel senso che la Q fa parte di quella idea nata oltreoceano anni fa che sostiene un piano attraverso il quale poi torneremo ad essere persone libere, ok? Che poi ci siano delle cose discutibili, faccio un esempio, molti parlano da tempo di arresti di massa, gente che si inventa che Tina Turner diventerà presidente degli Stati Uniti. Tutte queste cose non fanno altro che andare a infangare, diciamo, il progetto originario di Q, che è quello appunto di mettere in atto un piano per liberare l'umanità. Io lo collego solo a questo il discorso di Q, che poi gli altri ci abbiano messo dentro delle robe pazzesche, io non ci credo molto. Ho dei contatti diretti negli Stati Uniti che mi passano, si può dire, mi passano delle informazioni relative a questo progetto. Tutte queste informazioni sono risultate a me poi veritiere, hanno avuto dei riscontri, quindi per me quella fonte rimane una Per fonte assolutamente attendibile. quanto riguarda gli arresti di massa, hai sentito il generale Flynn cosa dovrebbe rilasciare a breve? Sì, il generale Flynn è una persona che straordinaria, sulla quale il deep state, ma questo noi che frequentiamo questi ambienti lo sappiamo, ha rivoltato il vomito più grande, il loro potere peggiore lo hanno riversato su questo personaggio, che è un personaggio chiave dell'intelligence militare statunitense, un personaggio che è in grado di coadiuvare più servizi segreti al mondo che non siano soltanto statunitensi e al quale è stata data una responsabilità immensa e ha un ruolo in questo progetto, il piano di Q, ha un ruolo fondamentale. Alcuni di noi si sono chiesti spesso se sia proprio lui quello che rappresenta Q, l'idea di Q. Sicuramente ne è parte. Poi appunto è da vedere se Q è un individuo o un gruppo di Ah, persone. sì. Come Satoshi Infatti, Nakamoto al tempo di l'idea Bitcoin? iniziale era quella di pensare che Q non fosse soltanto un pensiero, ma che ci fosse in realtà una persona dietro. Perché ricordiamoci che Q ha anche un posto dove scrive i suoi messaggi, quindi c'è comunque una persona dietro a tutto questo. Che poi ci sia un team straordinario, non penso che ci siano dubbi. Ma cosa pensi a proposito di messaggi che è da ormai quasi un mese che Q non posta più niente? 20 giorni. Allora, intanto i periodi di pausa lui li ha sempre presi, non è una novità questa qui, quindi se qualcuno si sta preoccupando, credo che quello non debba essere il popolo, ma il deep state. Certo. Soprattutto perché questa pausa avviene proprio durante questo momento delle elezioni, della frode, dell'alto tradimento, no? Cioè. Ma certo, ragazzi, dovete prendere atto, perché molti purtroppo non lo hanno ancora fatto, prendere atto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Sta succedendo la frode più colossale della storia e sembra che i nostri media
ma questo non è una cosa, diciamo, alla quale ormai si dà più peso. I nostri media sono completamente esclusi da quella cosa lì, cioè da quella frode lì, non sono nemmeno attratti. Attratti o forse non hanno avuto il permesso di poterne parlare, perché i nostri media, ragazzi, sono totalmente collusi Ovvio. con Beh, il business. Su questo non c'è ombra di dubbio. l'Italia dovrebbe anche aver aiutato insieme ad altre nazioni europee la messa in A scena, cioè consolidare i voti. la possibilità di questa frode. Io credo che sia in prima fila su questa cosa, quindi... e questo avrà delle grosse ripercussioni in futuro. La prima è stata che l'Italia è stata formalmente esclusa, ok, da quello che sarà il nuovo sistema monetario che presto partirà dagli Stati Uniti e si diffonderà in giro per l'Europa e per il mondo. L'Italia è stata esclusa perché è un paese troppo corrotto. Questa è la scusa ufficiale. Quello che mi comunicano dagli Stati Uniti. L'Italia è stata assolutamente esclusa Hai qualche da questo. informazione in più su questo sistema economico? Ti riferisci anche un po' alla Zaragesara, quindi. Allora, su queste due parole, Nesara e Gesara, io ho delle riserve, nel senso so che c'è in mente un grande reset da parte del Deep State. Loro lo bramano, lo vogliono, e Nesara e Gesara sono invece sembrano essere delle cose completamente diverse da quello che vuole il Deep State. Io confido che presto i termini di queste due idee si possano verificare. Ma ripeto, su questo ho delle riserve, non ho informazioni precise, per cui non posso pronunciarmi. Ok, grazie mille comunque. E, appunto, il personaggio, oltre alla protezione personale, cioè l'intenzione del personaggio era appunto proteggerti personalmente sin dall'inizio, o questo personaggio è nato per un altro motivo e poi le minacce sono seguite in seguito? No, io questa vi do una chicca, però io sono su YouTube, ok? Con la mia faccia. Quindi, Ok. questa è una parte divertente. Ma diciamo, ho trattato e tratto temi che non fanno, diciamo, del male a nessuno e che non coinvolgono le persone o le portano a farsi delle domande o a Ci non c'è porsi motivo delle... di censura, quindi, in quel canale. Esatto, è un canale stupido con pochissimi iscritti e quindi, diciamo, la simpatia per YouTube io ce l'avevo già e ce l'ho ancora. Il problema è che mettendosi a fare argomenti più seri come quelli che trattiamo noi, si va poi incontro a quello a cui sono andato incontro io, e non l'abbiamo detto a chi ci sta guardando e a chi ci ascolta, io sono stato formalmente, diciamo, vittima di minacce anche importanti subito prima della chiusura del mio canale, che in un mese e mezzo aveva fatto 10.000 iscritti, quindi posseggo un backup di tutti i miei video. Ovviamente ho pensato di diciamo rimettermi in corsa su YouTube, ma so già per esperienza di anche osservando altri canali che potrebbe essere del tutto inutile. Perciò, e qui rivelo una cosa, seguirò i consigli di Daniel, che sarà così gentile da volermi indicare delle piattaforme alternative, perché dovete sapere che io su questo sono proprio un ignorante assoluto, delle piattaforme alternative dove poter continuare a divulgare ciò che ritengo essere un'informazione basata su fatti e documenti. Esistono tante piattaforme come BitChute Library, esistono tantissime piattaforme ad oggi lì.
lì fuori libere da censura, quindi poi quando tutto sarà stabilito, avviato e lanciato, poi condivideremo con tutta la nostra community il link al tuo nuovo canale su una nuova piattaforma e lasciamolo però col punto interrogativo, no? Sì, assolutamente sì, perché diciamo bisogna pensare, credere che si corrono dei rischi reali quando si fanno determinate cose, perché noi pensiamo che diciamo YouTube sia semplicemente una finestrella dove ognuno può fare i suoi bei video e basta. Ma in realtà possiamo arrivare potenzialmente a tante persone. Vi dico una cosa, io per segnalazione di un altro utente ho visto che su Facebook, per esempio, c'era un utente di cui adesso non posso per ovvie ragioni dare il nome, che aveva trovato una foto più o meno identica a questo profilo, più o meno, ok? E semplicemente scaricava i miei video da YouTube e li reinseriva su Facebook. Ci sono dei video che hanno raggiunto 1,5 milioni, 2 milioni di visualizzazioni. Quindi diciamo che la sostanza era che io non ho mai detto nulla perché mi faceva piacere semplicemente che quella informazione arrivasse dove doveva arrivare. Non ho mai fatto delle contestazioni in questo senso perché non mi interessava. Voglio dire però, questo l'ho detto per marcare il fatto che pensiamo di arrivare a poche persone, ma poi potenzialmente si innescano delle situazioni che inevitabilmente portano ad arrivare a tantissime visualizzazioni, tantissimi ascolti e questo può essere pericoloso Certo. perché è un boomerang, ok? E fammi ti fa un complimento, cioè quei contenuti erano davvero, davvero ben Eccezionali. fatti. Ragazzi, io vi Si ringrazio. meritavano. Non penso di meritare tutti questi complimenti, ma vi ringrazio tanto. No, no, li meriti Grazie a te veramente. per aver creato quei contenuti, cioè si meritavano di essere visti da tante persone, anche perché appunto te mandavi messaggi molto più incisivi e diretti, cioè magari anche noi magari un po' di questo, un po' di quello, capite? Marcavi lì, il messaggio era bello, bello, digeribile, diciamo, da parte della maggior parte, anche gente facente parte della massa, perché comunque trattavi temi che riguardavano anche il governo, Tutti, tutte le cose tutto. che è comune problema nella vita quotidiana di tutti. E quindi riuscivi ad abbracciare un pubblico molto più ampio. Ed è questo anche forse questo potenziale di visibilità Ma infatti, che è senza ombra troppo di dubbio, caro. diciamo, i temi erano il cavallo trainante del successo dei video. In fin dei conti, non c'era un aspetto tecnico prorompente, no? Il fatto era che l'argomento veniva trattato e documentato. Questo forse era la parte incisiva che comunque dava la possibilità di avere un'alta condivisione. Anche la dialettica usata da te nei video stessi. Allora, io devo dire che, diciamo, posso prendermi tanti meriti. Uno di questi è dovuto diciamo alla scelta dei testi che andavo a lavorare. Ovviamente non si può pensare che sia, ma perché non vorrei assolutamente che si pensasse che è tutta farina del mio sacco. Cioè, quei testi erano frutto di ricerche fatte su internet, quindi di contenuti pubblicati da altri e poi assemblati insieme, che andavano a costruire un bel tema, diciamo, e una bella storia attorno alle immagini, che anche quelle andavo a scegliere con cura, eccetera, eccetera. Forse ho questi meriti qua. I meriti sui contenuti li lascerei ai rispettivi proprietari, anche se io avevo messo, diciamo, insieme la capacità di assemblare questi contenuti e farli sembrare un unico tema. Almeno è da riconoscerti Sì. questo, dai. Comunque io vorrei sottolineare il fatto che, cioè, YouTube non è assolutamente un gioco, c'è molto di più dietro e ci vuole, penso, tanto, cioè almeno quello che proviamo noi,
ci vuole coraggio veramente a volte a fare quello che stiamo facendo, In perché realtà io credo che tu abbia assolutamente ragione. YouTube è un luogo che può dare tantissimo, può persino darti la possibilità di lasciar perdere, di far parte dell'ambito schiavistico e lavorativo italiano, ok? Se è fatto in un certo modo, ma può essere, come nel mio caso, anche un'arma a doppio taglio, perché No, anche poi perché poi quando hai la piattaforma che utilizzi, che ti va contro, che ti toglie la monetizzazione, che ti toglie i video, anche se li carichi ogni volta, che ti cancella definitivamente il canale da un giorno all'altro, cioè rimani proprio, ti tagliano le gambe è un praticamente. campo di Allora, io battaglia, è un è campo un di campo di battaglia battaglia YouTube, cioè. per alcuni, appunto, che trattano alcuni argomenti. Tutti gli altri sono esenti da tutto questo di cui stiamo parlando. Cioè, siamo proprio questa categoria bersagliata in particolar modo. Che decide di mettersi in gioco nonostante tutto, nonostante tutti. È assolutamente vero, si possono fare tanti esempi, per esempio il Greg, uno di loro, uno di quelli che è stato bersagliato, al quale hanno chiuso tutto. Anche Calabrosone. Morrisan è un altro che, Sì. diciamo, parlava di queste cose e adesso si è dovuto anche lui trasferire in un'altra piattaforma. E Ah. gli stessi Marco e Giulia, per esempio, sono altri che hanno subito una forte censura. Quindi non è che non mi aspettassi la chiusura del mio canale. È solo che pensavo di contare gli strike, uno, due, tre, invece bam, è arrivata proprio un'accetta sulla testa. Sì, poi quel giorno, vabbè, hanno fatto dei disastri, ci cioè hanno cancellato un sacco di canali, tolto monetizzazioni, cancellato video, hanno fatto veramente un disastro quel giorno. Migliaia di canali nel mondo, E cioè. nessuno ne Ah, parla. non pensavo, io pensavo che fosse, vedi le mie prese di megalomania. No, assolutamente. Quindi hanno colpito tante altre persone. Tantissime. Durante una notte hanno chiuso più di 5.000 canali in America e innumerevoli altri in tutto il mondo che parlavano delle tematiche con tag Q, Trump, elezioni, Covid, OMS, vaccini, Bill Gates, Soros. C'era proprio una lista di tag bersagliati. Benissimo, allora i miei tag li hanno presi proprio tutti, capito? Cioè, a noi per dire sul nostro vecchio canale, e fortuna vuole che abbiamo avuto tipo questo mezzo culo, di 60 video ce ne hanno cancellati 45. Cioè, non capisco perché non ci abbiano tolto direttamente il canale. Sì, Ma tanto tanto su sto quello punto. vecchio di canale. Sì, Sì, quello quello vecchio. vecchio che siamo arrivati, cioè anche lì abbiamo fatto un bel lavoro, Cioè, però. dopo 3 giorni il video che avevamo ripostato tu non c'era già più, aveva fatto 20-30.000 visualizzazioni, via. Certo. No, ma ho visto che anche da Facebook hanno fatto una bella epurazione, quindi. Sì, ma perché poi collaborano, no? Google, Twitter, LinkedIn, Facebook, Facebook, YouTube, a Instagram, parte di tutti. Google, usano tutti la stessa intelligenza artificiale e gli stessi algoritmi. Sei informato su quanto sta accadendo in quanto a giudizi e imputazioni per il caro Zuckerberg e tutti gli altri? Ecco. Allora, ti posso dire una cosa, facendo una piccola rettifica a quello che stavi dicendo sul sistema, sull'intelligenza artificiale. In realtà non usano tutti la stessa, usano una soltanto, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ha solo o no l'accesso alla piattaforma. Nel momento in cui entra e ha l'accesso alla piattaforma, sto parlando a livello di admin, ok? Quindi per chi non capisce tecnicamente cosa vuol dire, quando si ha accesso da amministratore, A ok? tutto. Esatto. In quel caso di là, l'intelligenza artificiale, perché ce n'è una soltanto, lavora sulla piattaforma e quindi toglie via tutto quello che deve togliere. Ecco perché abbiamo certe volte l'impressione che tutte le piattaforme siano coadiuvate. In realtà non si tratta di questo, è perché la mente che muove tutto è una soltanto. A Google? Scusami? Che è Google? O quale pensi sia? No,
Si tratta di un computer di enorme potenza. Io so dove si trova perché le informazioni che ho sono corrette, lo so perché lo so. Abbiate fede, non ve lo posso dire, ma esiste questo computer e questo computer diciamo, gestisce quando è il momento e per esempio le elezioni di Trump sono state uno di quei momenti, ok? Quando serve, gestisce tutte le piattaforme a cui ha accesso o no. Questo dipende dalla piattaforma, cioè il caro Zuckerberg, parlavamo di lui poco fa, dà l'accesso o no a questa intelligenza che poi opera quello che deve operare. Molto Sì, interessante. nonostante tutto, Zuckerberg durante il processo ha detto che lui non ne sa niente di queste censure e questi controlli. Sì, che si affaccerà con il team, poi nella prossima Non ha seduta ne idea di cosa è parleranno. successo. Ma guarda, che Zuckerberg non sia al corrente di queste Ma lo sa, sì. cose, lo trovo credibile perché è semplicemente una testa di legno, quindi è uno messo lì a fare la figura di quello che è proprietario, presidente, eccetera, eccetera. In realtà è una persona che va in giro a fare conferenze e processi anche, ma fisicamente non decide un tubo. Sono altre persone che sono Di dietro queste piattaforme che si portano decine di milioni di persone dietro. cui. Ovviamente, come anche tutte le altre, certo. Informazioni invece su questa macchina non ce le puoi dare Sì, perché. vi posso dire una cosa importante, che è una macchina che è, diciamo, preparata, già pronta per gestire miliardi di connessioni con questa macchina. Dici, ma cosa intendi per miliardi di connessioni? Si è parlato ultimamente molto di vaccini, ok? Io non so adesso se il vostro canale Casomai verrà cancellato il è video. in pericolo quando si dice la parola vaccini, Vai però tranquillo, ne questo abbiamo parlato molto spesso. fate voi i Oh, tagli che ritenete opportuni. se non si vede più questo video, sappiate il perché. Carichiamo su Telegram, vai tranquillo. Dico che questa intelligenza artificiale è preparata per ricevere miliardi di connessioni. Si è parlato di vaccini in passato, anche vaccini eugenetici. L'eugenetica è una nuova tecnologia che permette la modifica del DNA. Sembra che alcuni vaccini siano stati trafugati e analizzati. Vi prego, prendete con le pinze quello che sto per dirvi. E all'interno dei quali siano stati trovati dei frammenti di nanotecnologia che permetterebbero la connessione remota con questa intelligenza artificiale. Quindi la funzione vera e propria non è quella di fare delle correzioni ai social network. La funzione primaria di questa intelligenza artificiale è di inglobare tutte le connessioni provenienti dagli esseri umani. Sì, che siano dispositivi, che sia lo stesso Sì. corpo biologico, certamente. Io vorrei chiederti a che punto pensi che siamo arrivati, cioè pensi che sia possibile tutto ciò, oppure Oppure assolutamente verranno fermati. Cioè. a che punto siamo, secondo te? Allora, ragazzi, io ho fatto una scommessa, ho scommesso tutto su Trump. Ritengo che sia una persona straordinaria. Facendo questa affermazione mi espongo e quindi so che se in futuro dovessi sbagliarmi dovrei ammettere di non avere Certo. capito un tubo in tutta la mia vita. Quindi Ma va bene. Certo. la scommessa che ho fatto è che Trump alla fine prenderà il bastione e cercherà di rimettere a posto una situazione alla deriva da decenni, quindi se
Se mi state chiedendo a che punto siamo della situazione, posso dirvi che siamo, secondo me, sull'orlo dell'abisso, all'orizzonte degli eventi. E quindi in questo momento siamo o a un passo dal cadere, sì, oppure, se venisse confermato Trump, avremmo una forte possibilità che tutto possa tornare alla normalità nel giro di un po' di tempo, perché bisogna anche ricordare che il Deep State possiede risorse infinite, illimitate, quindi daranno battaglia forte e cercheranno, se non è adesso, la prossima volta, di riprendersi tutto quanto. Quindi solo che penso fortemente che se Trump glielo ha impedito questa volta, non gli permetterà mai più di tornare al potere, mai. E la cosa sarebbe molto positiva per noi popolo. Quanto, sì, pensi che conta un'azione proattiva da parte del popolo, no? Perché qui possiamo parlare della figura del Salvatore. Ovviamente noi crediamo quello che sta facendo Trump, vediamo quanto aiuto sta portando al mondo in quanto a consapevolezza, in quanto, cioè, a guardiamo i fatti, mosse strategiche e tutto il resto, però ovviamente non è il salvatore del mondo, come non lo è Q. Infatti la presa di coscienza è da parte del popolo. Quanto, infatti, pensi il popolo sia importante? Sì, scusami, rifai la domanda. Quanto pensi sia importante appunto la proattività di non noi youtuber, che già siamo proattivi e cerchiamo di farne il nostro piccolo, ma di chi guarda e usufruisce di queste informazioni? Allora, io ti parlo per esperienza personale. Tanto per cominciare, il modo attraverso il quale si può arrivare a fare una parte attiva molto importante sia cominciarsi graduatamente a staccare da un certo sistema. Per esempio, io ho fatto in modo di abbandonare tutte le carte, le prepagate, le bancomat, e di pagare solo in contanti, andando in assoluta controtendenza rispetto a quello che dice il governo, che non so se si è capito, io non approvo, sì, ma non approvo in maniera, diciamo, diametralmente opposta, ok? Cioè non approvo non solo quello che dice, non è un fattore di politica, non approvo quel pensiero in generale, al di là del fatto che sia la destra o la sinistra a mettere in piedi questo discorso. Io boccio l'idea, quindi non mi interessa la politica. Quello che dico è che si può partire da piccoli gesti, quindi evitate, quando andate al supermercato, di pagare 14 euro con la carta, perché non solo create un danno a quello che vi vende sotto casa, la pasta, il pane, ok? Non create soltanto un danno a lui che dovrà pagare alla banca. Sì, poi tutte le commissioni. Ma la cosa peggiore è che, scusami? Volevo dire, poi tutte le commissioni che ci sono dietro la banca. Ah sì, scusami, dicevo, non si fa solo un danno a quello che ti vende la roba da mangiare, ma il danno maggiore è che si va ad alimentare il sistema, perché quelle piccole commissioni che noi non vediamo ogni giorno sono miliardi di euro in tutto il mondo, e questi soldi vanno a finire tutti lì, vanno a finire in quel circuito lì, quel circuito che alimenta il Deep State. Assolutamente d'accordissimi. Quindi uno strumento secondo te può essere il contante. Cosa succede? Cioè, te come reperisci quel contante? Se non è una carta, non vai al bancomat, quindi ti fai pagare in contanti? Cioè, come hai tu i tuoi contanti, la tua scorta di contanti? Perché allora, all'indomani si tratta proprio del fatto che non ci stanno più i bancomat. Certo, allora, il discorso è molto semplice. Hai fatto una domanda giustissima. Come si entra in possesso del contante? Oggi, di fatto, il sistema bancario ha obbligato a inserire, ok, tutto all'interno del circuito bancario, tutto quanto, dagli stipendi alle pensioni, tutto quanto finisce all'interno del sistema bancario. Ciò che noi possiamo fare è utilizzare i loro stessi strumenti contro di loro. Come si può fare?
Vedi, nessuno ti fa pagare una commissione per un prelievo, anzi la banca ti dice se prelevi io non ti faccio pagare la commissione in tutta Europa, oggi le banche funzionano più o meno così, con la speranza che tu, ovviamente loro stanno stringendo sempre di più la possibilità di farti prelevare, domani la possibilità sarà che tu potrai prelevare al massimo 50 euro, fino a quando ti diranno... Non puoi più prelevare, devi fare i pagamenti con la carta. Il punto è questo, che fin tanto che noi avremo la possibilità di usare la carta, non andiamo ad alimentare quel sistema, ma facciamo soltanto il prelievo del contante e le nostre spese, perché vedi, noi pensiamo solo alle commissioni, c'è anche un aspetto informativo riguardo le spese che facciamo. Tu fai sapere che alle 14:18 eri da 1 euro a comprarti una lampadina. Ok? Tu fai sapere quanto abitualmente spendi nell'arco di una giornata o di una settimana. Non dobbiamo assolutamente trascurare queste informazioni perché sono quelle che portano alla conoscenza di un popolo intero. Quindi non si tratta soltanto delle commissioni. Togliendo la possibilità al governo italiano di sapere dove sei e cosa spendi, tu fai una grossa parte, non concedi milioni di informazioni. Esatto, ma anche come portarsi sempre il cellulare dietro col GPS acceso, usare le applicazioni di pagamento tramite codice QR, cioè tante cose possono. Poi se parliamo di cripto, dove non devi mettere neanche il tuo documento e non ci sono informazioni dietro al tuo wallet, è tutto un altro tipo di discorso. Però per quanto riguarda le applicazioni, carte ufficiali collegate al circuito bancario, siamo più che d'accordo con te. Assolutamente sì, non ho nulla da aggiungere a quello che hai appena detto. Qual è una perla che vorresti condividere con la nostra community? Che alla Ma fine, in fin dei conti, è anche la tua. io vi ringrazio, ma non merito così tanto, quindi spero in futuro di tornare ad averne una mia. Una perla che mi piacerebbe condividere è che una cosa che mi ha insegnato il mio papà, che adesso purtroppo non c'è più, mi diceva sempre: è più facile credere a una bugia che a una incredibile verità. Wow, veramente. In più sulla bugia ti viene ripetuta più volte ogni giorno, alla fine ci credi Diventa ciecamente. verità assoluta. Assolutamente, ma questo è un po' quello che i media fanno durante l'arco della giornata, ripetere, ripetere, ripetere in continuazione una cosa fino a quando entra nel midollo spinale delle persone e alla fine finiscono per crederci. Beh, noi nel frattempo ci godiamo il film perché veramente quest'anno Ecco, consigli popcorn. è stato straordinario quest'anno perché è successo Guarda. tutto ciò di cui non ci aspettavamo. C'è una pandemia mondiale, il crollo dell'economia, No, non no, ce so. l'aspettavamo, ce l'aspettavamo. Sì, però Ma guarda, ti posso dire una cosa, da gennaio scorso avevo già capito che sarebbe stato un anno sì, difficile. doveva accadere comunque, cioè Però, tutto il però, crollo ti delle. consiglio per la settimana che va dal 21 al 6 di gennaio di prendervi un bel pacco di popcorn, ce ne sarà bisogno. Ok, va benissimo. Ci faremo la scorta. Ti do l'occasione di lasciare aperto il punto interrogativo. A quando, forse, Allora, un nuovo canale? spero di poter ripartire, vi prego, teniamo in piedi il punto interrogativo a gennaio. Quindi Speriamo. spero di poter cominciare intanto a ricaricare i miei vecchi contenuti e poi ripartire da quelli nuovi. Ottimo. Fantastico. Non vediamo l'ora. Genix, grazie mille della tua testimonianza, della tua presenza, della tua essenza. Grazie. Ragazzi, grazie a voi, vi voglio tanto bene, ma questo ve l'avevo già detto per telefono. Spero che YouTube vi possa regalare tutto il successo che vi meritate No, e spero di vedere YouTube sicuramente successo non ce lo dà. Vogliamo. spero di tornare a vedere l'obiettivo di una videocamera presto, dai. Non vediamo l'ora di Di rivedere i tuoi ascoltarvi. contenuti. Mancano davvero Un tanto. bacione e un abbraccio a tutti i vostri fan, ok? Un bacione Sicuramente a tutti. ricambiano. Ciao Ciao, Bicolare, al ciao, ciao. prossimo Ciao, video! Michele.